Più passano i giorni, più cresce il disagio e la preoccupazione per questa pandemia che sta creando il panico nel mondo intero. L'accortezza e l'attenzione sono indispensabili come l'unione morale, che deve accompagnare ognuno di noi per uscirne tutti insieme più forti di prima. La situazione ci porta ad essere preoccupati e ansiosi nello svolgere le mansioni con le dovute precauzioni. Cerchiamo di essere professionali per non far sì che questo pesi sull'utente, anche se alcune volte è difficile perché i pensieri sono tanti. Questo virus chissà da dove sia arrivato. Sono preoccupata per i miei cugini, uno a Baggiovara e l'altro a Modena. Qui nella struttura ero al secondo piano, adesso sono al primo. Non so perché di questi spostamenti. Sicuramente per il virus. Prima eravamo giù tutti insieme, c'era la Fiorina, Franco, Daniele. Ora siamo in camera. Penso sia giusto così, perché prima si poteva andare anche un po' in giardino, ora no, sempre per il virus. Glauco, tanti Glauco! auguri! Auguri, Glauco! Auguri, Glauco! Penso sempre ai miei lavori. Siamo alla fine di luglio e questo virus non se ne va. Sono stufo a stare in camera a far niente. A casa ho un figlio invalido. Sono isolato da diversi giorni, ma mi sento il cuore in pace perché so che questo virus è la presenza di Dio sulla terra. Come si doveva procedere con un mondo in precedenza così infame? Probabilmente c'era la fine del mondo. Ma Dio, così buono,
Col suo spirito non vuole la fine del mondo, vuole la luce, la vita. Allora Dio vuole che gli uomini sulla terra si ricostituiscano per una vita migliore della precedente, per un mondo nuovo e migliore. Thank you.